Sera, se ci fai un sunto delle cose che hai detto all'arbitro. Allora, riguardo sorrido, ma purtroppo ci abbiamo insomma rimesso due giocatori, a quanto sembra, due infortuni seri, e vediamo nelle prossime ore l'entità. Purtroppo sembrano due, soprattutto quello di Gomez sembra un infortunio abbastanza serio. Riguardo all'altra domanda, quanto tempo ci abbiamo? No, allora molto semplicemente, lunedì noi abbiamo fatto una riunione, più o meno i toni che ho usato erano gli stessi, perché a me dà fastidio la mancanza di uniformità comportamentale che ad alcuni giocatori, senza fare nome naturalmente, si accetta di subire degli insulti anche plateali, e ad altri che a mani basse, come crede che sia successo oggi, se un giocatore dice che cazzo fai al 90esimo, scusate la volgarità, chi è uomo di campo sa che ci può stare, se c'è parità, insomma c'è un rapporto paritario, e questa è la cosa positiva con gli arbitri, no? Quindi se uno ti dice così al 90esimo, se pensi di aver subito un torto, torto o ragione, tu lo espelli senza che abbia gesticolato, questo io non riesco ad accettarlo, l'ho detto lunedì e continuo a dirlo adesso, non si può espellere un giocatore per questo, altrimenti oggi ci mettiamo a guardare le partite e vediamo quanti giocatori. Poi per l'errore tecnico arbitrale lo accetto, lo dico in generale, lo accetto, non lo so, c'ho la mia, sì, ci può stare di dar rigore, però di là di quello non vorrei parlare degli arbitri, perché mi sono imposto dal primo giorno che ho fatto questo mestiere di non farlo mai, e quindi in qualche modo vorrei rimanere nei canali, però devo dire anche la mia, perché ho bisogno di dire la mia anche pubblicamente adesso, dopo che l'ho detto a loro. L'errore tecnico ci sta, lo accetto, e purtroppo ho dovuto accettarne tanti anche l'anno scorso, e penso di averlo dimostrato, di saperli accettare e di non commentare gli episodi tecnici errati. Questo non riesco proprio ad accettarlo, e sono molto amareggiato soprattutto di questo, non lo so. Un'altra cosa è successa, scusa se ti interrompo, una cosa simile oggi, che il cambio l'hanno fatto. Allora, noi ci hanno detto che, così come in Europa, si può fare il cambio se il giocatore è accanto al quarto uomo. Se il giocatore è a 5 metri, come è successo oggi, a 5 minuti alla fine, il giocatore del Cagliari stava entrando e stava a 5 metri, per quello che ne sappiamo noi, il cambio non si può aspettare l'arbitro. Se il giocatore batte veloce si deve giocare, punto. Ora, a ieri Torino non lo so se il giocatore fosse accanto al quarto uomo o meno, ma se il giocatore non è davanti al quarto uomo non si può fare il cambio.